mentre appare in corso la conferenza dei servizi per definire l'eventualità del mega parco, qui a Collemeto gli animi si riscaldano e i manifestanti sono ben decisi a far sentire, i manifestanti a favore del mega parco sono ben decisi a far sentire la loro voce. È in corso da almeno un'ora questo sit-in e poco fa si era anche provveduto in realtà a bloccare il traffico, poi è stato regolarmente sbloccato dai vigili che sono accorsi. Sono presenti i vari esponenti dei partiti, a partire da Carlo Gervasi, Peppino Spoti, Maria Grazia Sederino del comitato pro Megaparco, Dario Franco e Pepe, Antonio Pepe. Qui da Collemeto è tutto, Valentina2000.it. Paolo Congetti. È in corso la manifestazione, qui abbiamo degli esponenti di spicco del comune di Galatina, cominciamo da Carlo Gervasi, qual è la situazione? Abbiamo voluto fare questa manifestazione oggi il 24, quando a Bari c'è la conferenza dei servizi e da notizie che abbiamo appreso il comune di Galatina non ha dato quella delibera di giunta che consentiva alla Pantacom di acquisire i 10 punti in graduatoria e sta venendo meno quell'aspettativa che tante amministrazioni di Galatina hanno cercato di dare negli anni e che invece questa amministrazione ha bloccato. Allora noi vogliamo che quest'opera venga fatta perché è nell'interesse di tutti i cittadini di Galatina, perché è una immagine che Galatina sta avendo in questo momento, un'immagine negativa, specie nei confronti dei commercianti, degli imprenditori, perché Galatina sta dimostrando di essere una città che fa ostruzionismo, una città dove la burocrazia crea degli intoppi e quindi non è piacevole che Galatina abbia questa immagine. Pepe, perdonami, pensi che si possa sbloccare la situazione? Come potrebbe evolversi? Ce l'auguriamo tutti, perché mentre in altre realtà, vedi Gallipoli, vedi Scorrano, questi tipi di insediamenti vengono accolti a braccia aperte, a Galatina come al solito siamo in grado di subire oltre ai danni anche la beffa. Se pensiamo che questi insediamenti invece di sorgere qui a Collemeto può sorgere soltanto a meno di 2 chilometri, immaginiamo poi tutte le proteste di questi pseudoambientalisti, di coloro che sono contrari a questo tipo di opera. Pensiamo un attimino qual è il danno che potrebbe derivare alla città. Noi ci auguriamo ovviamente tutti che possa sbloccarsi quanto prima questa situazione e chiediamo all'amministrazione che in tempi brevissimi possa esprimersi per dare una risposta a quelle che sono le tante aspettative. Peppino, questa notte ventilavi l'ipotesi di qualche comune che aveva avanzato la richiesta, o mi sbaglio? Ho capito male? No, non c'è un... La società si sta spostando a Nardò, lo ha dichiarato, è pubblico. Io dico soltanto che il sindaco, prima di candidarsi sindaco, doveva sapere che cosa aveva fatto il suo partito. Il suo partito ha approvato l'area commerciale, che è questa qui, ha approvato il piano commerciale che prevede il megaparco, deve mantenere questo indirizzo, altrimenti portassero oggi in consiglio comunale la variante urbanistica e ritornassero agricola quest'area. Non possono pensare di avere la botte, com'è? La botte piena. La botte piena, la moglie ubriaca. Va bene, ti ringrazio. Maria Grazia Sederino, una delle promotrici del comitato a favore del megaparco, come pensi che si evolverà la situazione? Perché qui stanno i collemetesi o anche i galatinesi, sono venuti in forza a manifestare. Quale sarà l'evolversi secondo te? Come potrebbe evolversi? Io mi aspetto solo un atto di responsabilità da parte dell'amministrazione. Abbiamo raccolto le firme, stiamo manifestando pacificamente e credo che sia un'opportunità che non vada assolutamente persa. Spero, veramente confido nella capacità del sindaco di comprendere che cosa rischiamo di perdere. Avvocato Viva, la situazione qui mi sembra abbastanza critica e tutti sembrano abbastanza decisi e ben determinati a prendere posizione a favore del megaparco. Ci sarà un atto di responsabilità da parte dell'amministrazione oppure potrebbero... È quello che noi speriamo. Noi tempo fa abbiamo convocato anche un consiglio comunale su questo argomento, però come ho già detto in consiglio comunale è la sinistra, o meglio i comunisti di Galatina, che non vogliono la realizzazione di questo parco commerciale, che nacque come progetto quando facevo parte dell'amministrazione Garrisi
ed era un parco ben più ampio. L'amministrazione Antonica l'ha diciamo rimpicciolito, però è sempre qualcosa che potrà dare sia alla città di Galatina che alla frazione di Collemetro e anche di Noa un'occupazione, quindi uno spalmare quasi 300 stipendi mensili al mese che verrebbero spalmati sul territorio di Galatina, che sarebbero un grosso volano. In più questa realizzazione di questo centro commerciale comporterà anche un gettito per le casse erariali del comune, e inoltre l'impresa che realizzerà questo parco si è impegnata anche a realizzare delle infrastrutture. La sinistra dice che con la realizzazione di questo centro commerciale le attività commerciali di Galatina languiranno, ma già languono tutt'oggi, quindi non è questo il vero problema che interessa appunto la città di Galatina. Va bene, ti ringrazio. Pino Romano, ex esponente di Spicco, ex vice sindaco, qual è la situazione reale? Come pensi che possa evolversi? Cosa si dovrebbe fare realmente? È un bene per la comunità oppure potrebbe arrecare dei danni all'economia? Allora, questa amministrazione rischia, dico, di passare alla storia come l'amministrazione che ha negato un grande sviluppo su Galatina, una grande opportunità per Galatina. Il centro commerciale non è solo un vantaggio per la comunità di Collemetro, è un vantaggio veramente serio per tutta l'economia galatinese e per ciò che porterebbe. Io ho sempre detto che ciò che porta come Tarso, come oneri di urbanizzazione, come IMU, sono degli importi che comunque andrebbero a sgravare sui poi i cittadini meno ambienti con una politica seria fatta alle politiche sociali. Quindi secondo me, voglio dire, è un'opportunità per Galatina. Questa amministrazione può passare alla storia come quella che l'ha fatta, ha sfruttato questa occasione, come quella invece che invece ha rinunciato a un'opportunità così importante. E ripeto, io parlo con tanti commercianti di Galatina, Paolo, parlo con tanti commercianti e credimi, loro erano contrari se non si facesse a due passi, ma se veramente si dovesse fare a Nardò, a 1800 metri da Collemetro, non vedo i vantaggi, vedo solo gli svantaggi per la comunità galatinese. È stata una manifestazione abbastanza sentita e tanta gente ha partecipato. Ora, pensi che si possa evolvere in maniera positiva? Pensi che l'amministrazione comunale riesca a prendere spunto da questa manifestazione, ad elaborarla, oppure pensi che lascerà andare? Penso di sì, dico, dopo una manifestazione di queste, la gente che vuole il megaparco lo vuole, ma non perché vuole fare danno a qualcuno, vuole perché effettivamente è una risorsa per Galatina, per Collemetro e per tutti. Sicuramente prenderanno atto di quello che è successo, di quello che siamo intenzionati a andare avanti, non ci fermiamo qua, perché non è giusto che dobbiamo perdere una cosa nostra. Nostra, dico, non nostra del un atto nostra di responsabilità, insomma, da parte. Esatto. Chiedete un atto di responsabilità. Ti ringrazio, ciao Franco Dario.